condanno ogni degenerazione, ogni violenza, ogni arroganza, ogni sopraffazione. Quella non è democrazia, quella non è libertà. Quindi un conto è il confronto politico, e un conto sono le scene incredibili e imbarazzanti che abbiamo visto nelle ultime ore, che rischiano di rovinare una presidenza positiva in termini economici, in termini di accordi di pace in Medio Oriente.